Che famiglia ti mostra? Andiamo a fare la silonite. Ah!
Thank you.
della sua forza. Unite, unite, sovrastatevi e ve la destiate, con occidare vivi, la madre avanti 27. Come va? Bene, bene. Dov'è Gabriele? Dov'è Gabriele? Forza! Forza! Sì? No? Tutto a posto? Niente? Ci sentite? Oh! Oh! No! Andiamo a dare una piazzetta? Fatti la l'Italia! Va bene, tutti italiani, posso fare l'italiano, bene. Sospese che non riesci a planare, come dolce brezza che carezza la pelle, crispa l'anima nell'assoluto silenzio. È un istante, come le boreali spiegate, poi di colpo appoggiato sull'aria, volerà. Un mondo ineffabile, impalpabile, il punto della nascita. Di Sant'Agata, buonasera, benvenuti a Sant'Agata, finalmente, come siete bravi, come siete educati, tutti ben posizionati, questo era solo un piccolo benvenuto, io sono qui in qualità di cerimoniere per accompagnarvi in questo breve ma lungo viaggio all'interno del mondo dei rapaci, all'interno del mondo della falconeria. Siete pronti? Siete caldi? Mi raccomando, io vi voglio belli partecipi, perché qui i nostri amici animali hanno bisogno del vostro conforto e del vostro aiuto. Siete con noi o contro di noi? Benissimo. Oh, per rompere il ghiaccio, vediamo un pochettino. Mi interessa capire un po' la provenienza dei nostri ospiti. C'è qualcuno, per esempio, che viene da Bari? Qualche barese ci sta, su. Qualcuno che viene da Foggia? Qualcuno che viene dalla Basilicata? Scusate, tutti di Sant'Agata? Evviva Sant'Agata, evviva le feste medievali! Bene, bene, bene. Oh, io voglio prima di iniziare chiaramente presentarvi subito il vero esperto di voli, il vero esperto di rapaci, che non sono io. Io non lo conosco personalmente, però mi hanno detto che è un vero professionista, una persona che di voli se ne intende. Ed ecco per questo che voglio che facciamo un grosso e calorosissimo applauso per il maestro Pancrazio De Michelis. Maestro! Eccolo qui. Maestro. Scusi, che sta facendo? Maestro? Salve, l'avvocato, quello che mi ha chiamato. Sì,
Vabbè, non è l'avvocato, mi dispiace, non si sei. Io vado subito ad iniziare allora. Sì, 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 prego, prego, lascio a lei lo scettro. Vado subito ad iniziare, vi faccio vedere subito la mia specialità. Certo! Il mio pezzo di diamante. Sì. Ossia il mio uccello da caccia personale. Benissimo. Sei contento? Certo. Allora andiamo, vado, posso andare? Non la vedo molto sicuro, ma sicuro no, che lei è vero vede. Esperto di voli, sì? Assolutamente. Ah, vabbè, vai. Allora, questo è il mio uccello da caccia personale, il falco che io addestro personalmente, si chiama Ciro, e adesso ve lo faccio subito vedere. Ciro! Dov'è? Ah, eccolo qua. Michelino, lancia il falco. Bravo Ciro, bravo, e voilà! Signore e signori, Ciro. Bravo Ciro, bravo Ciro. Ciro. Vai Ciro. Perché si chiama Ciro? Adesso vi faccio vedere subito. Ciro, fatti un giro. Ciro, fatti un giro. Bravo, ecco, vedi, veloce, veloce però, veloce, aggressivo. Scusi. Ha visto? Ma questa è una cosa molto ridicola. Eccezionale. Questa è l'arte. Vai, veloce, 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 più veloce, andiamo a caccia di guaglie. Vai Ciro, andiamo a caccia di guaglie. Veloce, veloce, aggressivo. Perdoni maestro, ma questa cosa fa veramente ridere, ma non questa la porto di. Ma come si permette? Vai, denigra. Ma adesso facciamo una cosa più dinamica. Ciro, facciamo la foca monaca. La foca monaca. La foca monaca. Bravo Ciro, fatti un giro. Ciro, fatti un altro giro, veloce però, veloce, veloce. Io vi chiedo scusa davvero perché pensavo fosse allora, un vero professionista. Scusate, io dico Ciro e voi fate un giro. Ciro! Partecipate, per favore, questo non si piace molto questa cosa, lei è un no, ma non per favore, ascolti. Un'altra foca monaca, un'altra. Ciro, io mi ci appiamo caffè. Questo è un denigratore. Vuoi un whisky? Un whisky? Ma non lo vedi che ci ha messo male, mi perdoni. Andiamoci a prendere un caffè, paghi tu però, eh. Ma che cosa dice? Ma per favore. Eh no, perché lui non vuole mai pagare. Io lo conosco, io lo conosco. Ciro, paghi tu però, eh. Vabbè, però facciamo comunque, lo stesso. Un forte applauso al nostro maestro. Lei non si merita assolutamente la presenza mia in questo luogo. Io cerco di elevare il vostro spettacolo. E elevi. E si elevi dalle scatole, grazie. Vado e pagherà le conseguenze. Va benissimo, facciamo forte applauso al maestro fantomatico. Io vi chiedo scusa, non capisci. Vi chiedo scusa, perché non ero a conoscenza che fosse un ciarlatano, invece è una vera falconeria e fatta ben altre cose, eh? Perché come tutti voi sapete, la falconeria è portata qui ai giorni nostri anche grazie a un grande uomo, un grande imperatore, tale Federico II di Svevia. Vi dice qualcosa questo nome? Colui il quale ha creato il De Arte Venanticum Avibus, l'arte della caccia con l'uccello. Ma la particolarità che oggi invece noi vogliamo portare qui in questa piazza, cari signori, è il fatto che la falconeria può essere fatta con rapaci diurni, come quelli che avete appena visto, la poiana e il caracara come Ciro, o rapaci notturni. Ed ecco perché dobbiamo accogliere questo momento con un po' di sobrietà in più, perché il Barbagianni, Nemi, se la merita tutta. Eccolo qui, Nemi! Sapete, i rapaci notturni sono animali particolari perché, contrariamente a quelli che tanti pensano, non cacciano perché hanno una vista maggiormente sviluppata dei rapaci diurni. In realtà, oltre alla vista, sono dotati di un particolare sistema uditivo. I forami auricolari, ossia i buchi delle orecchie, sono posti su due assi diversi. E questo, grazie anche alla particolare forma che hanno del visus a mo' di parabola, li permette di captare i suoni come immagini tridimensionali nella notte. Il volo silenzioso, associato alla capacità mimetica di questi animali notturni, li rende dei predatori davvero incredibili. Vi piace o non vi piace Nemi? Beh, sapete, fa anche cose carine, nel senso, con i nostri falconieri hanno raggiunto per esempio una confidenza tale che qualche volta può anche non chiamarlo sul guanto. Vediamo se riusciamo col maestro a fare questa cosa, questo esempio di fiducia. Vediamo, eh. Thank you.
Forza Nemi. Sono animali i notturni piuttosto riflessivi, devono essere sicuri prima di decidere se fare o meno un volo appropriato. Vediamo un po'. Si prepara. E va bene, finisce così. Ringraziamo i nostri maestri Michele e Omar, ma soprattutto ringraziamo Nemi il Barbagianni. Oh, abbiamo iniziato con uno dei più piccoli, però adesso andiamo crescendo, perché il prossimo è un momento un po' più delicato, un po' più particolare, perché il rapace che stiamo per mostrarvi è il notturno più grande esistente. Già, un rapace dallo sguardo ipnotico. Quindi signori, vi chiedo una collaborazione, vi chiedo di rimanere in silenzio, fermi al vostro posto, senza sventolare magliette, cappellini e quant'altro, perché il rapace notturno può, chiaramente anche grazie alla sua mole, talvolta sbagliare mira. Quindi io vi chiedo di mantenervi quanto più distanti dalle transenne, in quanto proveremo a far volare sua maestà il gufo reale da una transenna all'altra. Shura, eccola qui. Non vi ha sentito Shura, eh? Non vi ha sentito Shura. Vedete che Shura si sta preparando, il suo sguardo ipnotico prende il volo e via lì, bravissima Shura. Sapete, non è semplice per lei, parliamo di circa 3 kg di rapace, 3 kg di volatile, quindi per non sprecare energie inutili deve essere assolutamente sicura prima di spiccare il volo. Gli artigli del gufo reale sono le vere armi di questo rapace, armi capaci di esprimere 100 kg di pressione per ogni centimetro quadrato, e questo rende Shura e tutti i gufi reali dei predatori spietati. Ma vederla volare è ogni volta pura magia, una favola. Certo, poterla ammirare nei boschi e non su questo cemento è ancora più magico, però sono sicuro che l'emozione che questo animale sta trasmettendo arriva a tutti voi. Bimbo? Signori, per favore cercate di non passare nella piazza, soprattutto in questo momento, grazie. Vediamo se Shura ci regala un ultimo magico volo. Guardate la capacità di ruotare la testa, di prepararsi. Non è neanche semplice per lei stare in equilibrio su una transenna. Si prepara, Shura ci emoziona ancora una volta. Signori e signori, è stata con noi la signora Shura, il gufo reale. Eccola qui, grazie mille maestro, grazie mille soprattutto a con tanta bellezza naturale. Ho capito, ho capito, finalmente ho capito. Io le do anche l'occasione di redimersi. Sì, dica. Di redimersi, però ho capito, lei vuole andare, ecco, sulla grossa taglia. Guardi, lei è anche simpatico, però non è che deve per forza interrompere. Avvocato, dica. Avvocato, lasci. Non sono un avvocato. Guardi che atleticità. Sì, ma sto facendo un esercizio di fiducia. Io mi fido di lei. Ah, no!
molto no, male. Avvocato. Dica, avvocato. Non sono un avvocato. Ma porca miseria, che cos'è, ingegnere? Ma no, sono un cerimonio. Ho capito comunque che lei vuole roba feroce, no, grande. No, allora, io sono costretto a portare qui in mezzo a voi, signori. A proposito, ma che è tutta sta gente qua? Che c'è un battesimo, un matrimonio, un happening. Ma che cosa? Vabbè, sono cose vostre, sono cose. Oh, porto qui i bambini, soprattutto dovete stare fermi perché è un animale pericolosissimo. Che pericoloso, scusa. Preistorico. No, per favore, non. Molto veloce, io ho paura. Io per esempio ho paura. Ho paura, ho paura, ho paura. Tu hai paura, caro? No, c'è per forza. C'è il 118 qua. Ma per favore, ma non faccia farsi assalto. I carabinieri. Ma non faccia terrorismo psicologico. Gruppo coronarico. Non c'è nessun animale preistorico, per favore. Ma portate la bestia qua. Entri l'animale, grazie. Ma no, ma lui è Omar, che animale è animale? No, quello. Ah, lei dice questo! Ma per favore, ma che bestia! Ma che cosa stai dicendo? Ma lei è un assiolo indiano a faccia bianca, lo conosco benissimo, è un. Ma si sarà rimpicciolito. Che cosa dice? Oh, l'hai lavato con l'acqua fredda! Ma per favore. Quando volte ho detto che non devi lavare con l'acqua a meno a 40 gradi! No, so. Lì è la colpa Omar che non c'entra nulla, lui è proprio così. Ma lei non capisce, di spettacolo, lei non ne capisce niente. Per questo qua è il momento humor. Metti sul comodino, lo fai volare in camera da letto. Ti fa da bajur, da sveglia, oh. E ti può fare portare carion, non lo vorrei, senza la musica del carion. Come si chiama? Come si chiama? Vieni qua, non scappare, mi servi, sei qua. Allora, questo qua è un congegno di fabbricazione tedesca, poi mi faccio vedere il congegno, ma c'era un comodino. Chi mi vuol fare da comodino? Ma mi sembra questo il luogo dove trovare un comodino, certo? Ma quando è bello? Ma guardate! E voilà! Come ti chiami? Greta! Che c'è Greta? Greta è il nome! No! Non è Greta! Dove sei autonoma? Sei autonoma? Se dice autonoma, ovviamente non capisci. Non capisci? Ah, è bene, senti qua, sei del tuo posto. Io ti devo capellizzare. Come capelli? No, ascolti, che scusi, maestro, non vorrà mettere mica quel coso pieno di tutti a essere di ogni genere sulla testa. Poi ci sarà qua questa filocca, la roba del. Ma mi guardi, eh? Greta, dov'è mamma? No, Greta vive da sola. Greta? Ha una famiglia per i fatti. Mamma, dov'è? Papà? Sei solo, ti sei persa. Chi qua? Hai perso la mamma. Cioè, signora, non si deve vergognare. Non si vergogna. Greta, stai tranquillo, ti vedo nervosa. Allora, signora, per arrivare a casa, più presto, ti fate uno sciambetto bello forte. Possibilmente alcalino. Che cava strana. Oh! Oh, la ragione bella Greta, eh? Coraggiosissima. Greta, hai paura? No? Oh. Il funziona! Ugo funziona! Allora non è proprio tecnologico, bravissima Greta, vai, torna pure da mamma, anche se non ti. Ugo! Ma l'obiezione tedesca ho fatto un colpo! Ma lo sa comodino? Lo sa che lei con questa cosa. Lasciamo un altro comodino! Guardi, l'ha trovato uno però simpaticissimo, ma giusto? Vuoi venire? Come ti chiami? Come? Amir, ti ammiro anch'io, vieni, papà, non si trovi, ti vuole con me. Vieni Amir, quanti anni hai? Mi faccio il tuo programma. Amir, stai tranquillo, adesso c'è il pupazzo che c'è Ugo sul. Ugo. Amir, non ti muovere, non muovere. Amir. Ugo! Azzai! 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 Ma che sei che tedesco? Ho capito! Raus! Schnell! Come si dice in tedesco? Vieni qua! Vieni acca! Vieni acca! Telefunke! Voilà! Funziona! Funziona! Bravo Mirna! Torna, torna, vai a me la consiglia! Beh, vedi che questo
si è ripreso. Io la ringrazio, facciamo un applauso a Maestra Lugo soprattutto. Assiolo, indiano, faccia bianca. Bene, 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 bene. Adesso con questo abbiamo chiuso la parentesi della pagina turni. Riprendiamo. Scusate, gente, non si merita la vostra ammirazione, no? Guardate che non è semplice quello che state vedendo, appunto. E beh, l'avete fatto arrabbiare, ci credo. Avrà trovato qualche colombaccio, qualche altra cosa da quella parte. Adesso i nostri maestri non li chiameranno, vediamo, forse fare il giro. Mi è sembrato che siete forse un tempo dentro questa casa, eh. Vediamo se lo recuperiamo. Però ho detto, lui è un po' pazzerello, è furbetto e scaltro. Sicuramente avrà trovato, visto qualcosa che lo distrae. Il nostro Omar proverà a recuperarlo subito. Eccolo lì, vediamo. Recuperato, benissimo. Attenzione. Che meraviglia sulle teste dei nostri ospiti. Bravissimo Jack. Ancora qualche coletto. E voilà. Davvero velocissimo. Sapete, questi sono uccelli simpaticissimi, molto goffi, ma capaci di fare cose straordinarie. Pensate che qualcuno addirittura insegna loro a parlare, a contare, a fare le cose incredibili. Lui è ancora molto giovane, è chiaro che i nostri ragazzi ci stanno provando a insegnare qualcosa di differente, ma già avere, come dire, su di lui in questo senso un po' di fiducia non è cosa facile. Per cui assistiamo ancora a un altro paio di coletti e poi lo salutiamo. Signori, è stato con noi il Mago Imperiale Jack. Grazie ragazzi. Grazie. Ho capito. Ma di nuovo lei, guardi. No, ma il suo spazio, io non c'ho più il cesso. Ho capito. Guarda, non c'è niente da... Allora voglio qui adesso qui al centro della piazza. Voglio fare il tunnel. 20 persone adulte. Allora 20 persone adulte. Senza paura. Adulte e remore. Uno l'abbiamo trovato. Il primo gioco. È un tunnel che va a dai, non abbiate paura. Forza, qualcuno mi dice. Si chiama tunnel dell'amore. Tunnel ci serve. Porta bene, appunto, le persone che si vogliono. Tunnel dell'amore. Lui è suo marito? Potrei dire, ma si inserirà una cosa, non ne porta bene, quanto 54 figli, ci serve un altro, dai, se non abbiamo almeno 10 coppie non esce bene, ci serve una ventina di persone, ecco gli altri due, dai, sbroccare, porta, non siate timidi, può venire anche da sola signora, magari si innamora in quest'estate, venga, sei innamorata? Sì, Houston, abbiamo un problema. Non lo vuole tutto, no? Sono troppo pochi per fare il tunnel. Forza, con un altro. Ecco, signora, può venire. Sì. Guarda, vero, lo so. Forse maschi e figli. Due maschi e maschi. Ma quello che è il figli, l'amore. Vieni, tutte le sue, sfuma pure. Qualcuno qui. Ci siamo? Ah, la signora è rimasta da sola. Un'altra persona per la signora, se no ci rimane la... Chi viene qui? Qualcuno che viene qui a far compagnia alla signora. Forza! Non dovremmo stare qui tutta la serata. Vabbè, lo faccio io, lo faccio. Vabbè, io. Benissimo. Così fa vedere anche quello che devono fare i nostri amici. Signora, ecco. Allora, vi facciamo vedere come mettervi perché la cosa vada a buon fine. Ecco, mettetevi così tutti. Tutti con le mani così. Fate un tunnel. Questo tunnel è propiziatorio. Potrebbe nascere l'amore o magari potrebbe spuntarne un amore. Vediamo se ci riusciamo. Pubblico! Oh! Il primo passaggio è riuscito! Pubblico! No, non muovete le mani! Pubblico! Oh! Non vi sento! Sento! Forza Bobbit! Dai! Ma guardate che meraviglia! Grazie mille signori, siete stati molto gentili a collaborare con noi, l'esperimento è riuscito, mi è piaciuto! Bravo Fredda! Noi vi battezziamo come falconiera di Sant'Agata di Puglia! Grazie! Ti accompagno, completa il bigliettino che hai trovato nel pubblico per il colore!
Benissimo. Le manine così, le manine così. Benissimo. Guardate che ma quelle due non stanno qua. Deve dare il maestro. Che non abbiamo nemmeno rinnovato l'assicurazione, tra l'altro. Ma li rinnovate? Ma si abbiamo pure questi particolari? Particolari, andiamo in galera. Raccomandazione, mi raccomando, Dietro un poco, sui vostri corpici passerà in volo una troiana di Eris, per cui non vi muovete fin quando non dico che l'esperimento è terminato. Tutto chiaro? Pubblico, ci sono i vostri bambini, ci serve un nuovo bello forte. Esperimento si chiama Gillian, ci vogliono tre passanti. Pubblico! Fermi giù! Ci vuole la terza ed ultima passata per concludersi, fino adesso non si è ferito ancora nessuno. È proprio necessaria la terza passata. Ma sì, ormai fatto due facciamo tre. Pubblico! Voglio l'ho più forte che potete fare! Ci troverete proprio in braccino per poter vedere nella natura il volo di queste linee. Vi chiedo di rimanere fermi, immobili, di non usare flash, di non far attraversare assolutamente in questo momento i bambini dalla piazza, perché i nostri falconieri Michele e Omar proveranno a fare qualche passaggio quanto a quanto, considerando che purtroppo lo spazio è soltanto questo. Trattenete il fiato e godetevi la meraviglia di Nuba, l'aquila della Grancia. Eccola qui, un rapace davvero incredibile. Stiamo parlando quasi di 2 metri di apertura d'aria. Benissimo, faremo soltanto ancora un ultimo passaggio e poi ci saluteremo così. Signori e signori, sono stati con noi il maestro falconiere Michele Ferrarese, il maestro Omar, il fantastico, intellettuale, affascinante, cos'altro aggiungere per il nostro maestro Giovanni Sileo? Troppo, sono figli. Sì, perché quelli veri io non li sto sentendo. O sono impegnati con il cellulare o qui, così efficace, così efficiente, così effervescente. Ah, esagerato. E a voi voglio ringraziare Simone Vignazzo. Grazie mille a voi tutti, per me e per noi della Vito Movies è stato un piacere e un onore essere qui ancora una volta. Sono già diversi anni che partecipiamo e veramente voglio nuovamente ringraziare l'organizzazione di questa, certo, di queste giornate medievali davvero molto molto belle in questo paese splendido che ha una visuale eccezionale. Complimenti alla Prologo, cos'è la Prologo? Un applauso agli organizzatori. Gli organizzatori, in Sant'Agata di Puglia che ogni anno vogliono questa cosa.
la nidica perché è una sfida che i malceos demondaria si carmentrica sa gelosia si hai tantosa l'anspartia che tal gioios mai non seria non gioissemos promontentria tal viva corriga mais mondo non te viva Thank you.
tutto. Thank you.